Oh, salve a tutti quanti e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Play di Super Mario Sunshine. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto il torciburco quello. E abbiamo battuto Palmassimo in una gara. Ora lo so che nella scorsa parte l'ho chiamato Palmissimo, ma non so, probabilmente l'ho chiamato Palmissimo perché nella versione inglese si chiama Piantissimo. E quindi ho unito le due cose, Palmassimo e Piantissimo, e è uscito fuori lasciamo perdere, va. Continuiamo qui nella spiaggia, va, che è la cosa più buona da fare. Episodio 6, monete rosse, 3 coralli. Ok. Questo livello è abbastanza carino, non c'è niente di troppo sbagliato. È abbastanza calmo. Sai dove si trova la barriera corallina? Facci un salto, ci sono delle cose luccicanti. Vedo che hai capito. Dai, valli a prendere! Sì. Praticamente dovete andare lì dove sono i coralli, eccoli lì. Lì è la barriera corallina, ecco. E qui ci saranno 8 monete rosse da prendere, tutto qui, non è troppo difficile. Forse è un pochetto noioso, perché non c'è proprio azione, ma alla fine chi sono io per dire cosa è noioso e cosa non è noioso? Alla fine tutti i livelli di Super Mario Sunshine mi piacciono. C'è chi dice che vabbè è un po' privo di creazione, Galaxy è meglio. C'è chi dice quello, ma alla fine sono tutte opinioni, ragazzi. Non create, non fatevi troppi problemi. Ognuno ha la propria opinione di ogni gioco. Cioè io ad esempio... Dov'è? Ah, eccola qui, non riuscivo a vederla. Eccoti qui. Io ad esempio mi lamento di Pokémon Black. Mi sono sempre lamentato, non da quando è uscito. Ma ci ho giocato un bel po' e quindi ho avuto materiale per vedere com'era. Cioè ho avuto materiale per dedurre, insomma, avete capito. Ma lo critico, ma alla fine mi piace. So che mi piace, non posso dire che non mi piace. Ma vai a cagare. Questi pesci li odio. Vai, oh, preso. Queste monete rosse che stanno lì e nuotano anche loro. Questa è una cosa che mi... Dicevo, alla fine ognuno ha un proprio parere di ogni tipo di gioco. Magari a qualcuno piace di più Black, perché ovviamente magari ha iniziato con Black and White, un po' come Black and White, e piacciono di meno le prime generazioni. Oppure il contrario, o cose del genere, insomma. I pareri sono sempre diversi, dipende dalla persona. Io non posso crederci che ho già finito. Come vola il tempo parlando di un tema. Comunque sì, non fatevi troppo problemi, diciamo che ognuno ha il proprio gusto. Io sto sempre a parlare, a discutere sul fatto che non mi piace, cioè mi piace Black and White, per carità. Sto sempre a discutere sul fatto che mi aspettavo altro. Ecco perché ne sono rimasto deluso, perché mi aspettavo altro. E farsi delle false, cioè farsi crearsi delle aspettative porta sempre ad una delusione. Non sempre, ma molto spesso. Parapam parapam. Splendido! Episodio 7. Rincorri Mario Ombra. È facile. Non sto neanche a spiegarvi cosa bisogna fare, perché se non sapete cosa bisogna fare, chiudete il video. No, eccolo lì. Devo dire che questo è un po' più abile, cioè più... Non riesco a dire difficile, ma è più bastardo più che altro. Ecco, perché scappa di più, è più veloce. Ah, vieni qui. Dai. Ecco qui, fatto. Molto facile, non troppo difficile. Param. Oh, parapapam parapam. Splendido. L'episodio meno bello dell'intero gioco.
Episodio 8, il Festival dei Cocomeri. Questo è un episodio veramente straziante. Fa venire nervoso. Insomma, tutte le cose negative, no? Praticamente c'è il Festival dei Cocomeri. Ora, tutti quanti partecipano ad una gara. E in base a... Cioè, in base alla grandezza del vostro cocomero, non vincete o perdete la gara. Ora, nonostante questi qui siano tutti dei cocomeri piccoli, e non importa che cocomero prendete, sarà sempre più grande, l'unico cocomero che viene accettato dalla giuria è quello più grande di tutti, che si trova in culo al... in culo a delfinio. Wow, è spuntato fuori un albero. Non era neanche la mia intenzione farlo spuntare fuori, ma come. Ok. Annaffiamo sta cosa perché tanto so che devo salire mille volte, quindi a sto punto annaffiamola. Non so se tagliare qualcosa, perché magari inizio a parlare di un argomento, poi magari taglio. Nah. Ok, più che altro io vado sempre di culo in questa gara, sperando che non me lo fanno cadere. Tipo tu, non farmelo cadere. Ecco, vado sempre di fortuna, nella speranza che riesco a prenderlo nel modo giusto, diciamo, e non farlo prendere da qualcuno. Tu crepa. Tu crepa. Non vogliamo che succeda qualcosa di brutto. E mi sa che è andata bene stavolta. Non posso crederci, è andata bene. Tu muori. Non ti azzardare, non ti permettere neanche. Non posso crederci. Se riesco a portarlo su... È andato. È andato. Ora, probabilmente mi sono portato sfiga da solo e adesso lo faccio tipo cadere nell'acqua. Lo so già come va a finire. La mia solita sfiga. Comunque sì, mi è andata bene. E sì, abbastanza di culo sto livello, perché c'è il percorso adatto, ma è effettivamente più difficile. A sto punto andate di culo e cioè sparatelo un po' dappertutto nella speranza che vada a finire in un punto dove non viene toccato da quelle anatre lì, perché se uno di quelle anatre tocca il vostro cocomero lo fa volare a 10 km di altezza, e quando cade per terra, quando ritocca terra, esplode. Ma è enorme, non ho mai visto un cocomero simile. Non ha neanche bisogno di misurarlo, che abbiamo già vinto. Ecco tutto il cocomero sprecato. Ed ecco il nostro sole custode. Ok, devo dire che è andata piuttosto bene. Non mi aspettavo di farlo così in fretta. Lo ammetto. Pensavo di metterci 3 ore. Stai zitto. Fammi salire. È andata! Parapapam parapam. Splendido! Splendido, sì. Ora, come al solito, ci sono due soli segreti che si trovano in questa parte dell'isola. Uno, potete accedere dall'episodio 1, che è il mistero dei fiori di Duna, che ovviamente bisogna fare nel livello segreto le 8 monete rosse. E l'altro, effettivamente, è un sole segreto che si trova... spruzzando una parete, vi faccio vedere più avanti. Ok. Come al solito andate dal vostro fiore di Duna, spruzzatelo, spunta fuori il castello. A parte l'animazione che dovete vedere per forza che spunti il castello, nonostante sapete già che... perché ci siete già passati. Ma comunque. Stavolta non c'è lo stronzo che vi ruba Splack. Ma c'è... è il pulsante stronzo che vi rompe le palle, che dovete premere. Ok. Ora, questo qui è comunque facile. A mio parere è uno dei livelli più facili. Intendo di monete rosse. Raccogli 8 monete rosse prima che scada il tempo. In bocca ai blocchi di sabbia. In bocca ai blocchi di sabbia. Era pessimo. Avete capito perché siamo in un livello di blocchi di sabbia? In bocca... no.
non so neanche dove voglio andare con sta battuta. Ok, questa è andata. Non avete neanche bisogno di Splack in questo livello, sinceramente. Nonostante ve lo danno. Voilà. Andiamo di qua. Forse per fare un po' più in fretta, perché effettivamente c'è il tempo che scorre. Oh, calma. Questo è andato. L'altra si trova lì sotto, lì in fondo. Ok. È andata piuttosto bene. Questo episodio sta andando alla grande. Ed ecco il nostro sole custode che spunta fuori. Ok, è andato. Parapapam, parapam. Splendido. Non so cosa dire, ci ho messo veramente poco. Adesso andiamo nell'episodio 8, il festival dei cocomeri. No, non vi preoccupate, non farò di nuovo il livello effettivo, non devo più portare niente da sto stronzo che ti chiede il cavolo di cocomero. Ma c'è un sole segreto che potete trovare in diversi livelli. Adesso non vi sto ad elencare in quanti livelli potete trovarlo, perché effettivamente non so in quali livelli si trova. Ma so di sicuro che si trova in questo. E penso anche nel 7, nel 6. Beh, in parecchi. Penso, non ne sono sicuro. Allora, vi basterà spruzzare questo fiore di duna. Continuare a spruzzare e spunterà un sole. E se voi completate il disegno, cioè continuate a spruzzare finché il disegno si completa, spunterà fuori il vostro sole custode. Tutto qui, facilissimo. Io ci ho messo veramente poco a fare questo episodio. Non so cosa. No, vorrei fare qualcos'altro perché è veramente corto, ma non saprei. Parapapam, parapam. Dai, siamo a 30 soli, l'episodio si conclude qui. E noi ci vediamo alla prossima party di Super Mario Sunshine. Ciao a tutti. Salva, mi devo ricordare sempre di salvare d'ora in avanti.